Ben arrivati a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di progettazione interattiva con Xtrend. Io sono il Geometra Merel Stringaro e come ormai ogni lunedì ci ritroviamo insieme scusate che arriva audio dal, dal portatile dove controllo la chat mentre sto progettando. Dicevo, come ogni lunedì ci troviamo insieme a fare progettazione interattiva con Xtrend e da qualche puntata a questa parte stiamo cercando di completare questo centro commerciale assieme a voi. Allora vorrei uh, darvi un paio di annunci prima di and andare nel vivo della diretta e cominciare insieme a progettare, a continuare a progettare più che altro, non a cominciare il nostro centro commerciale. Innanzitutto uh, l'appuntamento la, delle, delle 5 la domenica. È purtroppo un appuntamento che dobbiamo cancellare dalla nostra programmazione perché in pratica uno de, degli impegni che ho e che seguo è stato spostato definitivamente. Quindi, in pratica, se ci saranno modifiche, sarà in data attualmente sconosciuta e ve lo farò sapere quando queste modifiche si presenteranno sarò puntualmente occupato ogni domenica alle 17. Il che ci crea un piccolo problema perché come avevo detto quando abbiamo inserito nella programmazione regolare eh, il nostro talk show, dicevo che le progettazioni relative alla rigenerazione in 3D delle vostre passioni sono progettazioni molto pesanti molto grandi e che ci portano via tante puntate il che significa che avere comunque due puntate settimanali ci dava opportunità di completarle in un tempo ragionevole invece se avessimo soltanto una sola puntata di generazione 3D delle vostre passioni alla settimana significa che ipotizzando l'unico Uh, progetto di rigenerazione delle vostre passioni, che abbiamo completato, e cioè Mina Spirit, che abbiamo completato in 13 puntate, vuol dire che dovrebbero essere completate in 13 settimane. 13 settimane significa 3 mesi, è un tantino. Invece, con due puntate settimanali, Uh, avere un progetto come Minas Tirit che ci dura 13 puntate significherebbe la metà due puntate a settimana vorrebbe dire 6 settimane e mezzo 6 settimane e mezzo significa un mese e mezzo non è tantissimo invece 3 mesi è insomma è un pochettino di più però purtroppo, almeno per il momento, questa è la situazione e non saprei come andarla a risolvere. Un motivo, cioè più che un motivo, un modo per poterlo risolvere è trovare un orario differente. Ma la mattina ho lavoro, cantiere della domenica pomeriggio la sposta domenica sera eh, sì, attualmente, però, eh, la domenica sera sto comunque seguendo. Mh, de, cioè, praticamente sto facendo uscite serali con, eh, con amici, con altra gente, quindi in pratica la sera intendo proprio sera sera quindi non a partire dalle 17 e qualcosa in poi sarei in giro. Insomma, diciamo che fino a poco tempo fa la mia situazione sociale era diventata molto molto stretta, passavo un sacco di tempo in casa tra lavoro, computer, live e altre cose di questo genere. E non è che ero proprio soddisfattissimo, quindi non credo eh, di avere questa disponibilità. Quindi non lo so, credo che per il momento dobbiamo rimanere con tre puntate settimanali, e quindi una puntata di, di progettazione interattiva il lunedì, una puntata di rigenerazione in 3D delle vostre passioni il mercoledì e una puntata di talk show il venerdì. Questa è più o meno la situazione attuale. Poi potrebbe anche essere che, uh, potrebbe anche essere che ne parliamo un po' volta per volta, ogni volta che faccio la live e cerchiamo di trovare insieme una soluzione. Perché potrebbe anche essere che la progettazione interattiva. Se la puntata del venerdì la fa ibrida, cioè invece di, pro di progettare qualcosa di libero, una progettazione libera, quindi quelle due villette che stavo facendo, dovremmo inserirla come rigenerazione di delle vostre passioni nel frattempo chiacchieriamo? È questo che intendi? Nel senso che vai avanti con le passioni ma con la chiacchiera del talk show? Eh sì, è in pratica quello che avevo detto. Potrebbe anche essere un'idea. Il fatto è che uh, Mr. Powell e... e Stefano, il vine shooter, mentre stavamo facendo il talk show, mi avevano dato anche una specie di idea. In pratica avrei voluto, in una mia immaginaria idea, perché effettivamente se scendiamo con con le puntate si va anche a perdere, mi avevano dato l'idea che uh, volevo fare una sorta di progettazione interattiva dove non fosse però seria, nel senso mi chiedete una cosa strana, tipo il missile che avevo fatto a Mr. Paul, l'eliporto che avevo fatto nel progetto prima a Irvine Shooter o qualche altra, a qualche altra cretinata. Qualunque che vi possa venire in mente, la realizziamo. Nel senso facciamo progettazioni senza senso. Così come me le scrivete, così le andiamo a realizzare. Basi mistilistiche li porto, non lo so, con una rampa che scende dentro l'acqua e facciamo una parte della base che sta sott'acqua. Tutto quello che ci viene in mente lo realizziamo. per questo poi fare una puntata speciale una volta al mese. Potremmo anche farlo, ma poi. Dipende anche quanto tempo ci mettiamo per fare questa progettazione, perché se diventa una cosa di una volta al mese, ci mettiamo due ore come al solito, se non riusciamo a finire in quelle due ore e eh, voglia portare avanti quel progetto, un'altra idea potrebbe essere cercare di cambiare quello che adesso è, il nostro, è la nostra ipotesi di, 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 di programma. Il fatto è che io sto avendo anche delle modifiche dal punto di vista professionale, ci stanno delle, delle cose che stanno riscaldando in pentola e se dovessero bollire, cioè nel senso, se dovessimo arrivare a un punto concreto di queste possibilità, le live potrebbero anche totalmente finire, chiudersi perché a quel punto sarei impegnato con il lavoro tutti i giorni. Se invece la situazione dovesse mantenersi quella di adesso, potremmo anche fare una live al giorno. Certo, è un programma un pochettino più impegnativo, è un programma un po' più stressante, per, permettetemi il termine, perché comunque significa eh, dedicare a questa cosa il doppio delle energie sostanzialmente. Però eh, potrebbe sostanzialmente essere un'idea. Facciamo una live al giorno, diciamo, dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato. E a quel punto potremmo mettere nella programmazione, che so, martedì e giovedì facciamo le due puntate delle generazioni in 3D delle vostre passioni il lunedì ci mettiamo la in progettazione interattiva quella seria il mercoledì ci mettiamo la progettazione interattiva quella un pochettino più free che qualsiasi cosa ci viene in mente la buttiamo dentro il venerdì facciamo ehm, il talk show e dovremmo rientrare in tutte le nostre possibilità e volendo possiamo anche avere qualcosa di particolare da schiaffare dentro il sabato. Ovviamente ripeto, cosa resa possibile solo ed esclusivamente se la nostra situazione eh, relativa agli impegni non cambi perché se al lavoro cambia qualcosa bisogna vedere un po bisogna vedere un po comunque intanto noi adesso continuiamo con la nostra progettazione nel frattempo io apro con il vostro permesso apro un dov'è che si apriva che non me lo ricordo più ah da qua si sì. un sondaggio scrivo a causa della chiusura del programma della domenica che soluzione adottereste e metto una diretta al giorno spostare l'orario ci aggiungo la, la proposta di dolce armonia inserire la seconda rigenerazione passioni nel talk show poiché aveva detto più puntata speciale una volta al mese e se ve ne vengono in mente altre le possiamo aggiungere per adesso faccio partire il sondaggio ecco fatto Sondaggio è attivo. Do il via al televoto. Ora, noi siamo rimasti più o meno a questo punto del nostro centro commerciale. E tanto per ricordarci esattamente che cosa abbiamo ottenuto, abbiamo fatto... Questa modifica al piano interrato dove io e Mr. Paul ci siamo divertiti a giocare a tris, dove le macchine vengono posizionate sui punti fissi di questo elemento, di fatto dal piano interrato riusciamo a vedere la griglia completa, e poi abbiamo tutta questa parte che sono aree pedonali. Mentre queste che vedete, questi, queste. Questi quadrati qua, questi quadrangoli, uh, sono per i posti e carrelli. Poi avevamo anche uno spazio al piano terra dove sarebbero dovuti esserci i carrelli o qua o adesso vediamo, stiamo ancora in fase di progettazione e abbiamo inserito due serie di bagni. Poi, dal piano primo in su. Abbiamo messo i bagni agli angoli che sfruttano il sistema delle finestre. Vedete? E avevamo iniziato qua al piano primo il negozio di Irvine Shooter. Quello che doveva essere metà bar, metà negozio di sigarette elettroniche, il negozio dei suoi sogni. Solo che adesso non c'è, potremmo lasciare questo elemento in, in pausa e c'era anche Mr. Paul che invece aveva richiesto uh, il suo negozio. Tra l'altro oltre a Mr. Paul, se non ricordo male, eh, vediamo, vediamo, vediamo. Sì, anche Kaido. Anche Kaido, diciamo, aveva riscattato il, il suo negozio. Bene. Quindi, in mancanza di Irvine, Mr. Powell, dove dobbiamo inserire il tuo... Tanto accendo la luce che mi sembra un po' scarsa illuminazione. Dove dobbiamo inserire il tuo negozio. Dici, dici. Ah ragazzi, altro piccolo particolare. Uh, lontano dai bagni. Ok? No problem. Potremmo metterlo per esempio in una situazione centrale. Più lontano dai bagni possibile, quindi più o meno al centro. Considera che c'è anche secondo e terzo piano, quindi facci sapere dove lo dobbiamo inserire. Questo è il 3D del piano primo, abbiamo cominciato a fare qua i posti. Comunque dicevo, un altro annuncio che vorrei farvi. Eh, mi sto informando per un sistema di Patreon va bene al primo piano in uno degli spazi centrali perfetto adesso ci arriviamo comunque dicevo eh, ho fatto questo questo patreon che per chi non lo sapesse è una specie di sistema di abbonamento adesso non so bene come verrà strutturato ma è un modo per supportare il canale, è un modo per aiutarmi in questa cosa e che dovrebbe garantire per chiunque si iscrive dei vantaggi. Adesso non so bene cosa. Ad esempio, potrebbe essere un'idea che chi fa eh, questa specie di abbonamento al Patreon, senza riscattare roba in ogni progettazione interattiva che facciamo, ha il diritto, se lo vuole, di avere una progettazione interna. Potrebbe essere un'idea, perché devo ancora pensarci. Eh, ci stavo ragionando, ci stavo pensando, ma non ne sono ancora sicuro. Mm, se no potete anche, come al solito, darmi idee attraverso il canale. Potete dirmi, ah, potresti mettere questo, potresti mettere quest'altro, oppure noi vorremmo... Questo vorremmo quest'altro, il che magari può aiutarci a fornire come ricompense per questa fiducia, per questa, eh, come posso dire? Per questa cosa che mi offrite voi, ci deve essere un'offerta da parte mia che per l'appunto soddisfi questa spesa da parte vostra. Per essere soltanto un'idea, eh, vedremo un pochettino se e come portarla a termine. Però, almeno per raccogliere eh, adesioni e idee da parte vostra, devo comunque condividerlo con voi. Quindi, mister Paolo, andiamo al tuo negozio, dici tutto. Un negozio che vende libri, una libreria quindi. Perfetto. Hai detto che va bene al primo piano, hai detto che lo vorresti fare lontano dai bagni. pochini oggi eh ragazzi siamo mister paul dolce armonia elfalas che se non fosse per seguire la chat non ci sarebbe nemmeno quello uh guardate chi c'è ciao nemi ben arrivata ben arrivata sul serio allora quindi mister paul Andiamo al piano primo, io intanto, mentre tu mi dai altre informazioni sul tuo negozio, comincio a progettare. Allora, tu hai detto che vuoi stare lontano dai bagni. Io potrei metterti centrale proprio, nel senso allunghiamo questo asse, disegno il tuo negozio a metà e poi lo specchio lungo l'asse. E quindi il tuo verrà in posizione centrale, come se questo spazio lo volevamo dividere in tre parti e dovrebbero uscire tre negozi per lato, a parte questo, dove usciranno soltanto due negozi perché abbiamo la parte centrale della vetrata. Va bene, perfetto. Come stai Nemi? Fai live oggi? Allora, nel frattempo, che aspetto una risposta, io intanto comincio con la progettazione. Facciamo uno specchio a 45 gradi di questa linea che abbiamo fatto per Irvine Shooter. Per avere un'idea di fin dove dovrebbe arrivare il tuo negozio Quindi in pratica il negozio arriva fin qui Altre informazioni del tipo Sì, no, oggi inizio Life is Strange 2 Bene Quindi in pratica non farai creativo oggi Me l'hanno regalato e non vedo l'ora di provarlo Niente creative che adesso si chiama art Quindi perdonami se, se dico ancora uh, i tag vecchi Però ci siamo capiti Non farai arte? Non farai disegni? Altre informazioni del tipo, cioè nel senso quando lo vorresti grande, perché per esempio libri non è che ha Feltrinelli che riempi chissà quanto spazio. Poi potre, potrebbe anche essere, dico semplicemente come idea, eh? Puoi anche dire, oh io mi prendo che so dal primo piano. Aspetta, andiamo al piano secondo, dal primo piano. No, scusate, volevo il 3D del piano secondo, cioè questo, ok? Puoi anche dire, io mi prendo un posto al piano primo, facciamo un taglio del contorno del pavimento qua, lo faccio a cavolo, poi magari facciamo a nulla se ti interessa qualcosa di diverso. Potresti anche dire tagliamo fin qui, è solo un'idea, eh, poi devi decidere tu perché il negozio è tuo. Ma che ce ne stanno due di, di pavimenti qua? Ma vedi un pochettino? Ecco qua. Cioè tu potresti fare... Basta il primo piccolino. Ah, ok. No, perché in pratica tu potevi anche dire... Ok, lo faccio piccolo, però lo, lo sviluppo su due piani... Con librerie molto alte, una scala a chiocciola che raggiunge il secondo piano... Ah, ci, ci possiamo sbizzarrire. Insomma... Allora... Andiamo indietro, 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 indietro. Però adesso sappiamo che sono due, quindi uno lo leviamo. E infatti è rimasto, perfetto. Ok, allora, no, solo uno o due volte a settimana, dipende da cosa devo disegnare, dall'ispirazione, e poi certe cose non le posso far vedere. Le cose che non puoi far vedere. Eh, cose sconce. Le sconcerie. Cerchiamo di vedere quanti doppi teniamo. Cioè se cancello questo scompare, quindi questo non era doppio. Eccoci qua. Andiamo a vedere al 3D generale, vediamo se ci sono altri doppi. Dal primo l'abbiamo tolto, questo no, questo era singolo, quindi soltanto al primo piano era doppio. Perfetto. Ok, scusate il piccolo stacchetto, ma abbiamo controllato che non ci fossero altri pavimenti uh, doppi all'interno del nostro modello. A proposito Nimi, uh, c'è un, um, un sondaggio attivo, uh, se hai voglia di, di dire la tua, uh, puoi solo farci piacere. Tra l'altro ci sono un bel po' di comandi, puoi scrivere punto esclamativo comandi per sapere cosa puoi scrivere, come loro in stile watercolor ad esempio, ah come coloro in stile watercolor, ho già troppa concorrenza sleale nel mio campo e non posso mostrargli come ricopiarmi pure quello. Capito. Per fortuna non rischi questa cosa in questo canale, perché come puoi vedere noi facciamo modellazione 3D di tipo architettonico, io sono un geometra, sono un architectural designer e interior designer, quindi modellazione architettonica, modellazione di interni, non vado a copiare acquerelli e roba di questo genere. Anzi, anzi, se dovessi tramite i minigiochi, boss, colpo o guardando semplicemente le live arrivare a un certo numero di punti sufficiente, Puoi, puoi riscattare quei punti e chiedere di avere della roba tua personale all'interno dei modelli che andiamo a progettare. Potresti avere, che ne so, il tuo negozio personale all'interno di questo centro commerciale, giusto per fare un esempio, così come stiamo facendo adesso per Mr. Paul e come avevamo iniziato, guarda, la volta scorsa per il vine shooter. Solo che... E, cara mia, eh, se faccio un negozio per una persona, è bello che questa persona vedi tutte le sfaccettature e tutti i passaggi del progetto a lui dedicato. Quindi non c'è Irvine Shooter, mettiamo in pausa e andiamo avanti con Mr. Paul, che vuole fare una libreria. Quindi, muro, c'è un tramezzo da 10 centimetri dice piccolino quindi lo vuole su un solo piano e quindi potremmo prenderci vediamo ci possiamo prendere metà spazio facciamo una decina di metri anzi no facciamo direttamente così io faccio muro qua faccio muro qua e prendo con una quota i tre punti e faccio un'equidistanza. In questo modo, su questa congiungente qua, vedete su questa congiungente, vedremo soltanto tre negozi perfettamente uguali dal punto di vista della larghezza, lunghezza variabile. A Mr. pool, eh, portiamo questo muro sino alla fine e lo tagliamo con un elemento centrale. Mm, no, me lo prendo leggermente più largo. Lo prendiamo fin qui e lo allarghiamo. Vediamo: di 3,50 m anzi, 3 m3 m. Raccordiamo questi muri, facciamo raccorda, lo strumento raccorda, e questo sarà lo spazio per Mr. Paul. Ora ci ha risegato il locale, quindi facciamo che i suoi muri non delimitano il nostro locale, perfetto. Allora, dunque sì certo, quindi credo che sia riferito al sondaggio. Uh, poi c'è Dolce Armonia che ti ha mostrato i comandi testuali e sonori. Poi bella sta cosa, ma il centro commerciale poi diventerà vero un giorno. No, uh, no, uh, questi elementi qua sono, sono solo per fare le, le live su Twitch, no? non sono destinati alla realizzazione, anche perché... Non so se lo sai, ma similmente ad altre professioni, anche quella dell'architetto, del geometra, dell'ingegnere, ha spesso il segreto professionale. Visto che io volevo portare all'interno di Twitch il mio lavoro, anche per non lo so farmi conoscere anche per attirare eh, nuovi clienti, nuova clientela, volevo far vedere su Twitch quali erano le, le mie capacità. E, e appunto non potevo portare quello che era il mio vero lavoro cioè nel senso mi, mi, mi contattano, mi dice l'architetto devi fare sta roba mi dice il cliente devi fare questa roba mi metto a progettare, che so, una casa e poi la porto qui su Twitch mentre sto lavorando anche perché innanzitutto non basterebbero quelle due ore di live perché essendo una cosa proprio di lavoro mi vedresti di mattina, mi vedresti di pomeriggio certe volte mi vedresti pure la notte quando faccio gli straordinari Starei sempre in live a quel punto, cioè sempre no, ma parecchio in live. La segreto professionale non posso pubblicarlo. Allora, noi facciamo della roba che ci, che ci inventiamo per conto nostro. Ad esempio, nella progettazione interattiva, decidiamo di fare un centro commerciale, appunto, essendo interattiva, poi siete voi a dirmi come farlo. però è un centro commerciale. Difatti, come stai vedendo con i tuoi stessi occhi. Mr Paul mi sta dicendo come fare una parte del centro commerciale, una parte relativa al suo negozio, alla sua libreria, ma comunque una parte del modello è. Mentre abbiamo poi il mercoledì uh, rigenerazione in 3D delle vostre passioni, cioè ti piace il Signore degli Anelli? Ti piace Mina Steerit? la realizziamo in 3D. Cosa che è già successa perché al momento stiamo ma realizzando Marineford che ci ha chiesto Kaido GBR. Quando invece se vai su YouTube ti, ti mando il link con il comando YouTube, ecco qua, mentre su YouTube trovi i video che abbiamo già fatto e, e c'è tra i vari video un'intera intero... un lista, com'è che si chiama la playlist? Insomma, c'è una playlist di video relative a Minas Tirith e tu te le puoi guardare anche tutte quante per vedere come abbiamo modellato Minas Tirith in 3D, la capitale di Gondor del Signore degli Anelli. Mentre con Kaido, c'hai anche lì una playlist di Marineford, stiamo realizzando Marineford che è il, il forte della Marina, il quartier generale della Marina di One Piece, non so se conosci. Comunque, allora, una libreria per Mr. Paul. Componente, carica famiglia, arredo, magazzini e vediamo un po', ricordo che avrei qua degli elementi per il negozio dove potremmo mettere scaffali, scaffalature per i vari libri. Poi dove dove potrebbero stare che non mi ricordo più esterni letti 2d seduta tavoli forse non stanno qua dentro attrezzatura speciale accessori negozio eccoli qua eccoli qua ecco qua gondola due lati gondola estremità gondola un lato Pannello in legno a quattro lati, qui potremmo mettere vari libri di, di portavideo, prodotto a cascata, questa è più roba per frigorifero. Registratore di cassa, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. legno con vetro smerigliato, possiamo mettere alcuni di questi elementi per eh, il tipo di, di libreria che vuole fare. Mr. Paul, ci sono diversi. Uh, diversi elementi che possono essere utili allora innanzitutto mettiamo gondola a un lato ecco qua e la copiamo lasciando uno spazio di qualche centimetro tra una e l'altra in modo che può fare tipo su una gondola ci mette tutti i libri narrativi su una gondola, tutti, sarebbe bello pure con, li, con le città di Goth, Goth sarebbe Game of Thrones? sembra quasi il, il titolo di un film, una libreria per Mr. Paul, sì veramente, è vero, o magari di un libro visto che stiamo parlando di una libreria Game of Thrones, hai visto, ci avevo, ci avevo azzeccato Mettiamo queste gondole qui per i vari scaffali. Fermiamoci qui e a questo punto raccordiamo il negozio sino alla gondola poi prendiamo le gondole che abbiamo disegnato muro escluso e le copiamo dall'altro lato ci mettiamo due belle vetrate qua come se vogliamo creare due diverse navate e andiamo ad inserire un componente carica famiglia attrezzature speciali accessori negozio gondola centrale eccola qua due lati e le mettiamo sullo stesso punto, creando per l'appunto corridoio 1 e corridoio 2. Poi facciamo copia, multiplo, e le inseriamo qui. Lasciando però, almeno in questo caso, due diverse congiungenti laterali, una qua e una qua, dove qua... Metteremo un bel bancone e qua lasceremo una roba all'ingresso. Pur considerando che aggiungerò un altro componente: carica famiglia, attrezzatura speciale, accessori negozio. Voglio mettere questo qui: pannello in legno a quattro lati e porta video. Il porta video lo mettiamo qui. <coughs> Speriamo che sia il lato giusto, perché qua non me lo fa vedere. Vediamo, andiamo nel 3D piano primo. Ok, vedete, l'abbiamo messo nel lato giusto. Che insomma, in una libreria è plausibile che c'hai almeno uno scaffale dove c'hai DVD. O almeno in genere io l'ho visto. Lo mettiamo centrale però punti esterni, punto interno, equidistanza e poi attrezzature speciali, accessori, negozio, ci mettiamo anche pannelli in legno a quattro lati e lo mettiamo eh, più o meno centrale in diversi punti del negozio, un po' Un po' come se fossero dei punti cardinali, equidistanza, associamo naturalmente. E specchiamo qui. Poi li selezioniamo tutti e due. E li specchiamo più o meno all'asse di questo elemento. Saranno. Potrebbero essere dei torrini che utilizza per mettere una libreria. Ci sono pure le cronache del ghiaccio del fuoco. Eh, caro mio! È il tuo negozio, sarai tu a scegliere che, che libri avere. Comunque io eh, vedo il, il sondaggio Vedo il sondaggio e c'è un Voto una diretta al giorno, un voto spostare l'orario, quindi credo che mancano due voti. Mancano due voti. Ci sono due persone che non hanno votato. Vergognatevi ragazzi. Allora, eh, c'è sulla live, sperando che non sia dal cellulare, perché dal cellulare non so se si può fare. Sulla live c'è un, uh, un pulsante interattivo che ha il logo del mio uh, canale, cioè praticamente quella è stilizzata che sembrano un gruppo di edifici in 3D. Ma okay, che io mi voto da solo, ma scusami, Elforas so non ha votato. Ah ecco, è arrivato un altro Nova, inserire la seconda rigenerazione. Caspita, però ragazzi, un voto a testa, ma un altro voto alla sp la puntata speciale. Quindi abbiamo quattro voti da uno e non si conclude nulla. Cioè, uno che dice una diretta al giorno, chi dice spostare l'orario, chi inserire la seconda rigenerazione con il talk show, e eh, eh, caspita. Così non usciamo vivi. Comunque dicevo, c'è uh, l'icona sulla live, cioè ci vai sopra, ci clicchi e c'è praticamente sul testo current poll. Clicchi su Kundarent Pol, ci sono praticamente le varie scelte. Clicchi sulla scelta che, in, che intendi votare e basta. Molto semplicemente. Ora, ci facciamo un bel. I voti di Irvine e Kaido saranno decisivi. E se li vediamo, non è detto che vengano. Facciamo carica famiglia, arredifissi, mettiamo... Se ci rimani sopra con il mouse te la, te la mostra intera, te la fa come testo scorrevole. Puntata speciale una volta al mese comunque. Però eh, non è che motivi votare là sul serio, dai. Vota quello che ti sembra più adeguato. Adesso, allora, in pratica ti spiego le, le varie proposte eh, messe lì come opzioni del voto, eh, che cosa significano noi avevamo quattro puntate lunedì, mercoledì, venerdì, domenica e sopraggiunto un impegno fisso che avrò tutte le domeniche quindi in pratica eh, non riesco a fare la live la domenica quindi in pratica le proposte sono o facciamo una diretta al giorno quindi in pratica lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì o facciamo in un'altra ora, però sarebbe anche da capire che ora, perché dovrebbe essere un orario dove la gente c'è. Uh, un orario dove non ho difficoltà io. Oppure uh, inserire una seconda rigenerazione, perché adesso nel talk show facciamo della progettazione libera. E Dolce Armonia, infatti quella è stata pro proposta da Dolce Armonia. Mi diceva quando facciamo il talk show visto che l'impegno fisso ora lo hai di domenica, la allora live spostare dove avevi prima quell'impegno, no? No, aspetta, non è che io l'avevo messo la domenica perché tenevo l'impegno gli, gli altri giorni, l'avevo messo la domenica per fare semplicemente un giorno sì e un giorno no. Per non sovraccaricarmi di avere la, la, la diretta ogni giorno. E comunque spostare l'orario, ragazzi, cioè starebbe anche da capire che orario. Perché se spostiamo l'orario, l'unico giorno adeguato sarebbe eh, dopo pranzo, prima delle 17. Perché poi alle 17 subentrerebbe quel impegno e quindi la domenica non si potrebbe fare. Se diventa una cosa del dopo pranzo, tenete conto che i miei genitori sono qua, mio fratello è qua, perché loro vanno a lavoro intorno alle 5, il che significa che potremmo anche avere come ospiti speciali, e guardate le virgolette per aria, molto speciali, perché nonostante non siano invitati, li sentiamo che dicono cose e che rompono le scatole, che fanno rumore, eccetera. Quindi secondo me... Uh, le, um, le, le cose più plausibili sono O una diretta al giorno Però è un pochettino pesantuccio O una diretta al giorno Oppure uh, la puntata speciale una, vo una volta al mese Potrebbe anche essere buona la seconda rigenerazione Quando facciamo il talk show Spostare l'orario è quello che mi sembra meno plausibile E chissà come al momento è quello che ha più voti Va bene Comunque facciamo un bel bancone, andiamolo a trovare, vediamo se lo troviamo uno carino. Vediamo un po' bel bancone, reception. No, questi non mi piacciono neanche. Mm -hmm, mm -hmm, scrivania L non mi piace. Se no la, la modelliamo noi da zero. No, ce ne sono due di voti. Quindi diciamo oltre a, a te. Io devo andare a prepararmi che tra un po' attacco la mia live. Buon lavoro. Ah, buon lavoro anche a te Nimi. Se, se quando finiamo uh, non troviamo altri, altre art uh, italiane, veniamo da te. Ti facciamo un bel raidino. Ciao, buon lavoro. E buona fortuna per la tua live. Comunque se no potremmo fare così, ci mettiamo la roba della cucina e nelle ante ci mette che caspita vuole lui. Quindi andiamo da fissi, Armadietti di base. Cominciamo, cominciamo da questo quadangolo. In questo qua d'angolo così mettiamolo più o meno allo stesso punto di qua solo che effettivamente così sarebbe troppo poco lo spazio non è che si può mettere in 30 cm una persona 90 cm sarebbe già meglio però poi diventa poco lo spazio con questo che possiamo fare che possiamo fare mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. <coughs> magari spostiamo <coughs> spostiamo <coughs> tutta sta roba di questi famosi 60 centimetri. Potremmo mettere, boh, vediamo un po', architettura, componente, carica famiglia, attrezzatura speciale, accessori negozio. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo. Cos'è stavo poi? Poi già qui non c'entra niente. Mm. Va bene? Al massimo ci mette dei cartelloni, non so se ci stanno qualche offerta, qualcosa di particolare. E a quel punto facciamo componente, carica famiglia, tre, no, redditizi, armadietti di base, ci mettiamo questi qua, qua e qua sino a formare il bancone ok all'incirca così tutto questo elemento però adesso lo vorrei più o meno al centro quindi in pratica queste due congiungenti qui devono arrivare qua e così ci siamo mm -hmm. mettiamoli un pochettino più avanti che non lo so perché il punto di attacco di questo modello non è precisissimo Ok, qua invece l'ho attaccato perfetto E ci mettiamo, mo, eh, ci potremmo mettere in un punto il registratore di cassa, componente, carica famiglia, attrezzature speciali, accessori, negozio Dove sta, dove sta, dove sta, l'ho visto prima il registratore di cassa Ecco qua il registratore di gas Ma ah, quanto è grosso dove lo possiamo metterlo? Mettiamo tipo laterale In circa ad un angolo O magari se c'ha il negozio pieno Ne mettiamo due Mettiamo due 3D piano primo Guardate qua, venuto carino. Eh, adesso ci mettiamo due belle porte in vetro. Essendo un negozio, vediamo. facciamo quelle <clears throat> giustamente che si aprono in automatico quando passi eccolo qua e ne mettiamo una qui Impossibile creare il pannello due ante. Perché? Nessuno degli elementi creati è visibile nella vista pianta del pavimento. Può essere opportuno controllare la vista della regione di pianta attiva, i suoi parametri e le sue impostazioni di visibilità. E perché? Infatti non la vedo nemmeno qui. Che gli è successo con sta porta? Sta da qualche parte che non vediamo o non c'è proprio? No, non c'è proprio... Mm. Mm, 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 mm. Oh, tutti con spostare l'orario però, mamma mia... Ragazzi, è la cosa meno probabile che succederà... Anzi forse manco la dovevo mettere... Cioè nel senso, non è improbabile... Se voi preferite che l'orario sia diverso, lo facciamo... Il problema è questo... Se dobbiamo spostare l'orario, l'unico orario... L orario... arriva esattamente quando intende fare... Uh, grazie Gandalf. Allora, l'unico orario plausibile in cui spostare la live sarebbe dopo pranzo. Dopo pranzo cercando di finire prima delle 17. Quindi, in pratica, supponiamo che mi voglio lasciare il tempo di prepararmi prima di andare all'impegno quindi vogliamo fare che finiamo alle 16.30 andrebbe a finire che noi alle 14.30 dobbiamo cominciare alle 2.30 le persone a quell'ora mangiano eh, mi sembra strano però spostiamo l'orario che altri voti stanno liberi la mattina non posso sono in cantiere non se ne parla proprio. 17-19 lo possiamo fare lunedì, lo possiamo fare mercoledì, lo possiamo fare il venerdì. Se no dobbiamo dobbiamo farlo dalle 17 alle 19 tutti i giorni e farlo la domenica in un altro orario. Che comunque deve essere prima, non lo possiamo fare dopo, perché per esempio ieri abbiamo finito alle 17:30. La settimana prima abbiamo finito uh, alle 19.30. La settimana prima abbiamo finito alle 19.00, quindi non è neanche sicuro. Potrebbe potrarsi, potrebbe anticipare e non abbiamo una certezza di quando. In più, non, questo, cioè non ieri, ma la settimana scorsa, eh, dopo aver finito alle 19, ci lasciamo tutti quanti con eh, l'appuntamento di vederci lì due ore dopo. Per un'altra cosa che avremmo dovuto fare insieme per un altro impegno, sempre di quel tipo. Allora a quel punto significa che non è neanche sicuro che io riesco ad arrivare a casa a fare la live ed essere pronto eh, per poi avere un altro impegno. Sempre considerando che hanno detto la volta scorsa, due domeniche fa, ci vediamo tra due ore. Se mi dicono ci vediamo tra un'ora, io non riesco nemmeno ad arrivare qua a fare la live quindi dovrebbe essere anticipata. Anticipati, e sempre discorso da adesso, dovrebbe essere dalle 14.30 alle 16.30 e mi sembra un orario dove ne ho persone e ne tanto riesco io, figuriamoci se riesco a liberarmi per quell'ora. Forse lo dovrei, cioè, lo dovrei spostare proprio, lo dovrei cancellare come è proposta di spostare l'orario. Vediamo un po' se lo riesco a modificare. No, non me lo fa a modificare. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ragazzi, ho fatto appena una prova con Xtrend, ok? Ho fatto una prova con Xtrend, tutti quelli che hanno messo spostare l'orario, perché ci sto riflettendo adesso, non è possibile. Quindi tutti quelli che hanno messo spostare l'orario, spostassero il loro voto su un'altra decisione. Chiunque abbia fatto spostare l'orario. Sperando che uno degli spostare l'orario non sia di Nemi Kate perché non sarà più in grado di, di modificare il suo voto Comunque Mr. Paul uh, Creazione della porta a parte Che non me la fa creare Non me la fa creare Probabile Probabile che è la sua Facciamo un'ultima prova per sta benedetta porta Vediamo se così me la mette No me la mette nemmeno così Va bene Allora eh, Adesso provo a metterti un'altra porta Provo a metterti un'altra porta e poi il tuo edificio è pronto. Cioè il tuo negozio è pronto. Carica famiglia. Libreria. Porte. Ci avrei una doppia scorrevole che potremmo mettere. Non si vedrebbe la differenza perché non ha dei meccanismi che si vedono nel modello 3D però la, la valutiamo automaticamente come eh, quella che tu passi e automaticamente si apre al tuo arrivo le posizioniamo centralmente rispetto a questi elementi qua ecco fatto andiamo nel 3D del piano primo E gli andiamo a dire che Il materiale del pannello Deve essere in vetro Vetro trasparente Ecco qua E abbiamo risolto Il negozio di Mr. Paul Benvenuto Mr. Paul nella tua libreria <coughs> E questi qua però Lo dobbiamo sistemare Modifica tipo Per categoria per categoria, per categoria e infine per ultimo per categoria. Ok, ecco fatto. L'abbiamo sistemato. Boss, mi sa che è un potere suo. Come va tutto bene? Tutto bene, Kaido. E tu, rieccomi. Mister Polo, abbiamo finito il tuo, il tuo negozio. Complimenti. Ora dobbiamo fare quello di Irvine e c'è quello di Kaido. Kaido. Dove vuoi fare il tuo negozio, che negozio vuoi fare, come lo vuoi fare, eccetera, eccetera, eccetera. Potremmo anche mettere delle mensole mentre aspettiamo il discorso di Kaido. Potremmo mettere delle mensole qui dietro al balcone. Però con tutta questa roba qua, scaffale a destra, scaffale a sinistra, non credo che ce ne sia bisogno. Al massimo sti cosi, boh, facciamo un altro qui, al massimo proprio. Andiamo, qua. ce li vado a mettere qui. Questi però li mettiamo al centro. Diciamo più o meno qui. E lì sposto da questo punto a questo punto. Perfetto. Yeah. Kaido GBR al secondo piano. Ecco qua. Siamo al secondo piano. Un negozio di fumendi, manga e action figure. Action figure, ovviamente. Lo leggo così, ironicamente. Dove lo vuoi fare esattamente? Considera che questi in grigio chiaro sono quelli che stanno al piano di sotto. Se voi ve lo posso togliere se volete, nessuno. Così sotto non vediamo niente. Dove lo, lo mettiamo? E dovrebbe riscattarlo per fare il negozio. Dovrebbe riscattare uh, 200 punti e non lo vuole fare perché vuole utilizzarli per obbligarmi a fare nosgot. Passimoniosa senza la R. lì in basso qui cioè praticamente lo vuoi fare tra il muro tra il muro del secondo piano e l'inizio dei bagni la chiedevo perché non l'ha preso eroe di battitura tu non sbagli mai ok quindi lo dobbiamo fare qui e lo facciamo prendendo tutto lo spazio che abbiamo a disposizione, cioè praticamente fin qui, linea di modello, muro, a questo punto hai già questo elemento di muro, cominceremo dalla parte esterna, è sempre spazio extra che puoi riscattare. E questo verrebbe raccordato così. Così? Questo negozio tuo? Sappi che in quel centro commerciale salirò sempre. In che senso salirò? Ok, Kaido dice che va bene. Perfetto. Ora. Fumetti. Action figure, manga, come lo possiamo fare? Magari potremmo fare delle. Vetrine avanti, ci metti le action figure. E. qualche fumetto. Quindi facciamo delle vetrine. E poi parte dentro del negozio. Vediamo. Ah, andrò a fare compere da lui. Sì, molto, molto interessante. Vabbè, poi che so. Uh, lui viene a comprare i libri e i DVD da te, tu vai a comprare i fumetti da lui. Non l'ho preso non solo per quello che dice Mario, ma anche perché mi è stato detto e ridetto che io ho più cose di tutti in questo canale. Con una parte dedicata anche a giochi da tavolo e carte tipo magic, eccetera. Beh, la parte dedicata mi devi dire tu come la possiamo fare, perché ti spiego. Io pensavo che verrebbe molto simile a quello che abbiamo fatto per Mr. Paul. Cioè, praticamente, c'hai... In una libreria fumetti non è molto diverso. Cioè praticamente lui c'ha libri affilati sulle mensole, tu ci avrai fumetti affilati sulle mensole. Poi, le action figure volevo farti una roba davanti: nel senso, tutta la parte vuota, non occupata dalle porte che si aprono automaticamente quando tu ti avvicini, tutta la parte chiusa la vado a mettere te che in vetro con la parte appunto vetrata del muro. Dove tu metti i tuoi fumetti, quelli che hai. Ne scusami, non i fumetti. Eh, metti le action figure e la gente le vede passando nel centro commerciale, le vede davanti, capisce che cosa hai in esposizione, è attirato da qualcosa magari che vuole. Ma io ho l'impressione che la che, che la webcam scendi un pochettino perché man mano, man mano che passa il tempo, mi vedo sempre tipo che, che scendo cioè roba strana parte dedicata eh sì va benissimo conosco un negozio simile a quello che vuole Kaido uh, uh, uh. ok quindi vanno bene quella roba là e quindi ovviamente ci avrai la parte dedicata non so su una mensola a parte cioè su un robo ok torniamo al piano secondo mettiamo subito un piano di riferimento al centro, subito proprio, ecco qua. Ora, qui viene la porta. Facciamo... Associa e poi specchia. Questa la possiamo levare. Il che significa che adesso generica incorpora automaticamente da questo punto sino a questo punto da questo punto sino a questo punto e da questo punto sino a questo punto. Ora prendiamo tutti questi elementi e li spostiamo da qui sin qui. Oh, hanno fatto automaticamente il taglio. Ora questo lo voglio preciso sull'asse. Fin qua. Perfetto. Questo invece deve venire 5 cm dopo la chiusura della cassa morta. Quindi prendo questo, 0,02 diventa 0,05. Ecco fatto, e eh, però lo sposta però. Che palle. Ok. Magari possiamo fare direttamente così, così questo lo sistemiamo alla stessa identica maniera, facciamo specchio qua, ecco fatto e adesso quota da qui sin qui 0.05 ci posizioniamo un piano di riferimento perché so già che senza quello non avremo possibilità di disegnare, Posizionato. e facciamo la stessa cosa anche qua. Questo lo accorciamo un po'. Quota dal punto della cassa morta sino a questo è diciamo 0.05. Come potete vedere adesso l'ha spostato indietro, però avendo fatto il piano di riferimento lo andiamo a riposizionare subito. Nel piano questo lo leviamo questo lo leviamo uh, anche questo qua ok andiamo a vedere un pochettino nel piano 3d dove sta eccolo qua eccolo qua guardate che bellezza ragazzi E vogliamo fare, che so, 60 centimetri di... Mm. Eh, ci fosse Cosimo, potrebbe riscattare lui un negozio di videogiochi? Cioè... Cosimo ormai, e chi lo vede più Cosimo? Sessanta Centimetri. Di vetrina. Fatto anche questo lo mettiamo sul muro, proprio in modo che vi si poggi sopra, ecco così. L'ultimo. E queste sono le vetrine di Kaido. Andiamo a vedere nel 3D. Guardate qua che belle che sono venute. E qua ovviamente anche che ne so. Mensole in vetro. Action figure di ogni tipo. Cioè praticamente le deve riempire le, le vetrine. Credo che il modo migliore per riempirle sia per l'appunto con uh, le action figure. Che uno le guardia, è in quello sito, entra dentro. Poi. Piano secondo Questo però è un problema eh ragazzi Si ingrossa Se no dobbiamo fare che nel caso suo Il Il bancone dovrebbe partire da qua Così tipo in modo che sfrutterebbe l'angolo creato naturalmente dal muro per metterci il bancone. Vedete? E poi arrivato a questo punto, componente... Mai perfetto, perfezione, obiettivo mutevole, in costante movimento, posso inseguire ma non raggiungere. Grazie Avatar del tuo resoconto perfetto di perfezione. Diciamo che così va bene, giusto il, il piano per, per entrare. Potremmo mettere anche degli scaffali alle sue, alle sue spalle. Uh, vediamo: componente, giusto per cambiare un po' rispetto a quello di, mh, di Mr. Paul. Si mette con un po' di scaffale alle spalle, prende direttamente la roba che serve da lì eh, non vengono questo è venuto giusto l'altro non è venuto proprio ecco qua basta così ti farò la, fe la tessera fedeltà ci fosse, uh, poi dietro se si poteva avere uno spazio per tenere i fumetti ordinati e figure l'ho fatto autonomamente praticamente mister ti tipo la testa della fedeltà sì ok poi mettiamo altri di questi sembra la stessa maniera qua ci lascio una 75 cm circa per lasciarti lo spazio di accedere direttamente Ah, no, facciamo direttamente un metro perché avevo rispetto così ad occhio. La distanza, cioè ho più voglia di aumentarla che di diminuirla. Poi vengono un 1,83, quindi facciamo un 1,93, 10 centimetri, metro e 93. Così no, aspettate, che caspita ho combinato. Da qua dovevamo partire da qua ecco fatto specchia ce ne aggiungiamo qualcun altro e credo che dovremmo bastare così cioè nel senso vabbè lo tagliamo sto pezzettino qua Cioè nel senso non credo che valga la pena Tenere sto angolo morto Poi vediamo ci mettiamo Componente gondola Due lati 610 Per 1220 Qua In realtà Non è la banca vicina Ma il negozio di Kaido, ah, andate a fare il colpo al negozio di Kaido. Poveretto, oh, l'ho appena aperto. No, non, non l'ha neanche visto finito. Che se poi un uccellino dice a Kaido che sei stato tu il mandante della, della rapina al suo negozio. Poi vi organizza una rapina pure al tuo. Attenzione ragazzi. Basta così che lasciamo lo spazio per entrare. Eh? Che ne dici Kaido? Ce n'hai di, di fumetti da mettere così? Eh? Va bene? O vuoi che ti metto un, un tavolo diverso da qualche parte? Supponiamo che tolgo queste tre vetrine così. Cioè, che, aspetta, te le faccio vedere in 3D. Tolgo queste e ci metto dei così diversi dove mettere i giochi da tavolo? Va bene così come sta? Aldo, in mezzo si può avere un tavolo... Ah ecco, ecco, aspetta, ma li vedo. Cioè mi arrivano in ritardo i messaggi, non ho capito perché. In mezzo si può avere un tavolo dove mettere tutte le, usci le uscite, novità della settimana riguardanti manga e fumetti. Ci metti dei tavolini, subito. Leviamo questi. piano secondo. Ci metto i tavolini precisi, precisi in vetro. Le faccio una cosa, guarda. Ne faccio una cosa precisa. Quindi andiamo ad arredo, tavoli. Vediamo un po' dei tavolini aggraziati per metterci le ultime uscite. Questi qua per esempio potrebbero essere fighi da mettere. Forse in vetro fanno troppe ciamme, deve stare sempre col polivetro a spruzzare. O vanno bene in vetro, Kaido. Se no c'è un ottimo in legno tipo, però il legno è brutto. E' poco di design Non risponde, non ci fa sapere se il vetro gli piace. Oh, non lo mette in vetro, solo che metti lì in legno, cioè giusto, giusto quando ho caricato il vetro, dice che li vuole in legno, va bene, componente, carica famiglia, arredo, tavoli, in legno. Così non gli sta a pulire sempre con il poli C'ha ragione pure però c'ha ragione. Quando c'ha ragione c'ha ragione. Tavolo di legno, eccolo qua, vedete? Siamo un tavolo di legno un po' più di design o oh, è bruttissimo. Ah, questo è più carino, va. Oh. Va bene, allora questo è 1220 mm, quindi andiamo a modifica e lo facciamo di lunghezza, cioè solo la larghezza posso modificare. È troppo lungo. 1220 mm 83 dovrebbe andare, ecco qua, perfetto, perfettissimo. E quindi mettiamo i tavoli. Andiamo su 3D piano secondo. Almeno dai, sono un pochettino più. Particolari rispetto a quei tavoli con le gambe da cretini proprio messi così. Al massimo, chiamo Mr. Paolo a pulire. Apre dopo di me, E fa più soldi di me. No, no, grazie. Già devo pulire il mio negozio, ma fate pulire entrambi a Cosimo che è latita, giusto. Vedete, vedete, tutte queste librerie dove mettere in, ca in camera mia. Comunque, Kaido, anche il tuo negozio è finito. Al massimo possiamo mettere qualcosa qua Non so, prolunghiamo qualcuno di queste No, buccia, sta, sta pieno già Al massimo qui ci metti poster, robe Finito anche a Kaido Ci vorrebbe il Vine Shooter adesso però Ci vorrebbe Anche per uh, uscire da quello stallo là perché adesso c'è due voti una diretta al giorno. Uno spostare l'orario, che era Nemima Kate lì. Due, inserire la seconda rigenerazione uh, in 3D delle vostre passioni durante il talk show. Che in realtà, ragazzi, riflettendoci. Invece di fare una progettazione libera a, a, a piacere mio, potremmo fare nel talk show solo per curiosità quanti metri quadrati è il negozio. 200 metri quadri. Circa. Comunque dicevo, mi stava venendo l'idea di poter fare il tuo... 110 metri quadri, dicevo, quando facciamo il talk show potremmo fare quell'idea quella che poi andiamo tutti al catasto. Certo, naturalmente, potevo, potevo fa possiamo fare quell'idea che dicevo prima. Che Kaido, che non c'era, la ripeto a tutti quanti a tutti i presenti, cioè, praticamente con una persona in più. Uh, io volevo, mi era venuta questa idea. Me l'ha fatta, fatta venire Mr. Paul con il centro missilistico dell'ultimo talk show e Irvine con quello prima dell'altra villetta quello che abbiamo fatto l'eliporto io volevo fare una live simi simile alla progettazione interattiva con Xtrand però di cavolate cioè nel senso mi dite di fare l'eliporto faccio l'eliporto mi dite di fare il centro missilistico faccio il centro missilistico mi dite di fare il bunker facciamo il bunker e escono delle cose simpatiche magari delle cose obrobriose con tante cose strane messe lì a cavolo Potrebbe essere anche una cosa carina, divertente da poter fare. E la potrei fare durante il talk show. È solo che si toglierebbe la possibilità di fare il talk show con la rigenerazione in 3D delle vostre passioni. È un po' una cosa particolare che si dovrebbe, si dovrebbe riflettere. Se invece facciamo una live al giorno una diretta al giorno. Il lunedì faremo una presentazione interattiva con Xtrend sulla roba seria. Il martedì facciamo rigenerazione in 3D delle vostre passioni. Il mercoledì facciamo la rigenerazione interattiva con le robe a cavolo e vediamo che cosa esce. Bunker, roba missilistica, eliporto, facciamo de de delle cose, delle fortezze o quello che ci viene in mente. Poi il giovedì facciamo un'altra rigenerazione in 3D delle nostre passioni quindi abbiamo due puntate settimanali di Rigenerazione in 3D, e il venerdì eh, potremo fare il talk show. Che ne pensate? Potrebbe andare bene. Basta che non sia troppo pesante per te da fare da lunedì al venerdì. E questo non te lo so dire. Potrebbe come non potrebbe. Non te lo so dire così. Di più a votare, potrebbe votare Xtrend, cioè no, sì, Xtrend, Xavian, Irvine Shooter, qualcun altro che certe volte c'è, certe volte non c'è, Alessio. Facciamo così. Io il sondaggio lo lascio, non lo chiudo. Così potete votare anche in più riprese quando raggiungiamo. Una netta maggioranza Lo chiudiamo Nel frattempo lo lascio aperto Comunque ragazzi eh, Noi al momento non abbiamo altro da fare Cioè nel senso almeno che non arriva magicamente il vine Shooter che ci dice come continuare La sua attività Staremmo fermi Comunque io ho seguito da manuale tecnico tutta la cosa che ci diceva per quanto riguarda i tavoli, stanno considerati anche lo spazio d'esercizio per quando si devono alzare, però a vederle così in 3D mi sembra veramente poco lo spazio. Anche se riflettendoci io prendo, sposto la sedia indietro giusto quanto basta per avvicinarmi e mi ficco. D'accordo che il modello del tavolo che ho utilizzato è anche sbagliato Perché si dovrebbe utilizzare uno con la parte del, della gamba Che arriva proprio fino all'angolo Perché altrimenti, vedete, cioè, si incastrano le gambe con la sedia Però Dovremmo essere anche di più a votare Eccomi, ho alzato a nonna Niente, se ci... Se no possiamo chiuderla adesso Ci cioè sarebbero 20 minuti così di cavolate perché al momento non abbiamo come muoverci con la prossima volta cercherò di assicurarmi che il vine shooter ci sia in modo che se vediamo che oltre a questi negozi che abbiamo fatto non ci sono altre persone che riscattano i punti No, per 20 minuti non ne vale la pena. Basta che poi non te lamenti che io ho tanta roba. Per 20 minuti non vale la pena. Non è che, mi... non è che lo faccio perché hai tanta roba. Uh, se vuoi puoi farlo. Cioè, se vuoi il, ne il negozio tuo, non so, la sartoria. Che sarebbe la terza volta che la disegniamo. Uh, puoi anche farlo. Il problema è che abbiamo 20 minuti. Per star fermi. Possiamo semplicemente chiudere un po' prima e la prossima volta se ne parla, perché la prossima volta chiuderemo il progetto, nel senso sistemiamo il tutto, facciamo la copertura, cioè nel senso il tetto tra virgolette, perché non so se lo voglio fare come eh, terrazzo tipo, cioè quindi visitabile, o se lo voglio fare come... Tetto proprio, cioè per chiuderlo e basta, non ci sarebbe chissà quanto da fare. Una volta che finiamo eh, con il negozio di Stefano, di Rhine Shooter, sto progetto lo chiudiamo, perché se deve essere una cosa bella, interattiva, una cosa dove ci possiamo divertire anche facendolo, perfetto, se invece deve diventare una cosa che stagna un pochettino, è un altro discorso, e allora si chiude. Uh, dunque, no amore, niente sartoria, videogiochi, nemmeno, mm, e cosa vediamo se indovini. Vediamo che cosa scrive Mr. Paul. o negozio d'abbigliamento che magari forse è simile alla sartoria quindi no, non piove eh, mi sembra anche che sia limpido il cielo non vedo nubo non vedo robe strane Da voi, invece? Magari roba di bigiotteria. O bigiotteria specifica. Tipo, che so, la... la la collana di Galadriel gli orecchini di, di quello là la, la collana dei doni della morte roba così vabbè che potrebbe anche essere roba che c'è a Kaido nel suo negozio e boh. comunque roba nerd la collana del Signore degli Anelli Ci sono andato vicino però, vedete ragazzi. Visto che si è arreso, lo dico io. Quindi era proprio Mr. Paul, cioè era per Mr. Paul la, il sondaggione, il quizzone. Da me ha piovuto da ieri sera fino a oggi pomeriggio. Quindi tu venderesti anche collane, Kaido, cioè collane, roba così. Gioielleria extra lusso, con tanto di porta con chiusura di sicurezza, guardia giurata e tutta roba che nessuno di noi si potrà mai e poi mai permettere. Sì, praticamente tu vuoi un corridoio, gente che entra, che esce e che non compra nulla. Una, una persona che si apre un negozio di questo tipo non lo, ha, non lo fa per farsi i soldi, è perché i soldi ce li ha già. Sappiamo chi andare a rapinare. <ride> un negozio per il colpo. No, io lavoro con la gente ricca. Va bene, dai, ragazzi. Eh, visto che ci siamo spostati un po' sulle ciance, io direi di finire qui. Diamo subito un'occhiata per vedere chi potremmo beneficiare con un nostro raid. Uh, dobbiamo scrivere art adesso, giusto? Art, allora, canale in italiano ci abbiamo Seleyes che sta facendo un disegno, Giun Joba che sta facendo roba con gli acquerelli, Varla Luna che sta facendo una roba tipo col, col carboncino. E poi basta, il resto sono stranieri. Che vogliamo fare? Vogliamo andare dagli acquerelli, vogliamo andare dal disegno digitale, vogliamo andare dal carboncino? Andiamo dall'acquerello. 19 spettatori. Allora si chiama June Job. Ba con l'underscroll giungeo ride giungeo underscroll Bene, allora vi ringrazio tutti per avermi seguito fino a questo punto, grazie a quelli che sono rimasti con noi e appuntamento alla prossima puntata. Buonasera a tutti ragazzi, È giusto vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà mercoledì con la Rigenerazione in 3D delle vostre passioni, mercoledì, uh, alle 17 sempre, per adesso non faremo variazioni e varieremo semplicemente quando troveremo un, un punto d'incontro con questa idea del, di, di come risolvere questo, questo problema con l'appuntamento della domenica. Comunque vi ringrazio, vi ringrazio ancora per esserci stati fino a questo punto, per avermi seguito, per avermi fatto compagnia in chat, per aver contribuito alla realizzazione del centro commerciale così come lo vediamo adesso e quindi Mr. Paul con il suo negozio, Kaido con il suo negozio, Stefano anche se oggi non c'era presente e ci diamo appuntamento quindi a mercoledì. Buona serata a tutti ragazzi e ci vediamo tra pochissimo da Giungiova.